Chiara, prima classificata categoria Youth Under 13. Chiara, benvenuta veramente e complimenti per la tua vittoria. Ti chiedo se diciamo, siamo oramai alla fine della stagione 2023. Ti chiedo com'è andata, com'è andata questa stagione, se sei soddisfatta dei risultati che hai ottenuto, se c'è qualcosa che pensavi di poter far meglio o se magari i tuoi risultati sono migliori di quelli che ti attendevi. Allora, arrivati alla fine del campionato, avendo avuto diversi problemi con il cavallo, posso ritenermi abbastanza soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. Sono molto soddisfatta di quello che sono riuscita a fare, nonostante io abbia avuto parecchi problemi. Quindi, sì. Durante questa stagione hai impostato naturalmente una tipologia di lavoro con il tuo cavallo, sì. E con il tuo trainer naturalmente, che è un tale Cipriani Gaetano, che forse conosciamo bene il tuo papà. Questo piano, questo lavoro che avete impostato con il vostro cavallo ha ottenuto i risultati che vi aspettavate nonostante gli incidenti di percorso di cui stavi parlando prima, oppure questi incidenti in automatico hanno un pochino rallentato? Allora, sì, gli incidenti hanno un pochino rallentato la crescita anche a livello agonistico del cavallo e quindi diciamo che i piani di allenamento che abbiamo utilizzato sono stati differenti in base al tipo di problema che ci trovavamo davanti, ma nonostante ciò siamo riusciti comunque a portare avanti il cavallo in modo da riuscire a completare tutte le tappe del campionato e anche bene, insomma, nel senso siamo andati abbastanza bene. Chiara, come ti sei trovata, come vi siete trovati quest'anno con l'ARAM 2023? Con l'ARAM 2023 mi sono trovata davvero bene. Ottima organizzazione, sono stata davvero soddisfatta di quello del mio lavoro e di come è anche stato organizzato il campionato. Grazie. E per il 2024 avete intenzione di continuare con il cavallo con cui avete gareggiato quest'anno, oppure hai intenzione, visto che prima dicevi comunque è un cavallo comunque sia che ha lavorato abbastanza, hai intenzione di lavorare con qualche altro cavallo? No, ho intenzione di continuare a lavorare con questo cavallo perché sì, ho raggiunto dei buoni risultati, ma si può fare di meglio e ne sono convinta di questa cosa, per cui continuerò a lavorare con questo cavallo. Va bene, allora ti aspetto per l'anno prossimo, per le prossime interviste. Ok, grazie a te.